fare il trattamento dei tre centri fino a dove riusciremo a farlo. Non mi ricordo il tuo nome? Rita. Rita, allora, di queste campane che ti faccio sentire, dimmi quella che ti piace di più. Vediamo già allungarsi così. Allora, quello che noi, che voi andrete a fare oggi dopo la pausa sarà questo: impara a suonare la campana, la suono, scaldo l'ambiente, comincio a far sensibilizzare suono e vibrazione. Se fossi molto attento potrei anche sentire delle differenze secondo la poggia, però faccio questo e tu te la segni. Poi te ne faccio sentire un'altra, quindi sto facendo un test per scegliere. Questa è la terza. Niente? La seconda. Faccio sentire un'altra e poi basta. La seconda, qual era la seconda? Questa. No, questa. Quella che usate voi. Sì. Allora, io per fare questo lavoro dei tre centri sono 1, 2. Il terzo lo faccio dopo, la testa è delicata. Quello che farei voi sarà questo e questo. Con la persona a pancia sotto, che è più protetta. L'operatore scalda la campana, perché sempre di metallo può dar fastidio. L'operatore poco pratico fa questo. La modella, eh? No, l'operatore poco pratico fa questo. Dice, io così so farla suonare, quindi come faccio sempre con la mia mano. E intanto so che le ossa trasmettono il suono, quindi lo poggio sulla colonna. Faccio falange, falangina, falangetto, come si chiama, sopra la colonna. E suono. Quindi sto facendo sentire il suono. Quando ho fatto un po' di pratica, levo. Quindi andrò a lavorare qualche minuto sul centro, lavorando con la mano, lavorando senza. Ribadendo che Rita o chiunque può sempre dire mi dà fastidio, io quindi sto tranquillo, se non dice niente vuol dire che è importante. Poi metto la campana qua, stesso discorso. Quando la campana è appoggiata così, potrebbe muoversi, allora faccio da piccolo cuneo, la tengo ferma ma non la smorzo. Io so per esperienza che questo è un po' il culmine di un monte, secondo come sposto il suono potrebbe andare giù o su, quindi ci perdo un po' di tempo. Poi visto che ce l'ho, faccio questa cosa, fermo. Tutto fatto con più calma, io sto facendo sintesi, scusate. Poi passo a fare, ho fatto 1, 2, passo di qua. Faccio questo. Chiaramente siamo tutti grandi, se sono padrone di quello che sto facendo, se non mi sento non lo faccio. Se questo va bene, appoggio due dita, vedete un po' a forchetta. Qui c'è campana, le mie mani e la testa. Poi mi slancio su
questa tecnica di allineamento che ha un intento preciso. Poi, visto che stiamo nella fase seminario per sperimentare, quindi tre centri sono finiti, stiamo sperimentando, faccio sentire la campana grande. Centro, suono la mano, poi tolgo la mano, poi poggio la campana solo. Questo è quello che ho fatto prima. Quindi centro, basso, alto. Poi se ce l'abbiamo, vediamo un po' quanto ce l'abbiamo, facciamo questo lavoro anche di stimolazione ai piedi, che è molto bello di solito. Sempre come seminario, come cosa in più, proprio messo così, molto interessante è quello delle ginocchia, del cavo popliteo, perché è quella la zona dove un punto di apertura, anche un punto a rischio, un punto debole, un punto delicato, dove si può accedere, no? Collegata alla paura, per essere chiari, può paura di invecchiare fisiologica, o al capricorno che rappresenta le persone anziane, no? Quando uno cede con gli anni, spesso sono le ginocchia le prime che cominciano a perdere brillantezza, per miliardi di motivi, però mi sembra abbastanza chiaro, no? Quindi sappiamo che queste sono porte d'ingresso. Quando sono diventato pratico e ci avrò la mia campana, so che se stimoli si sente molto, perché è uno subo, la parte concava che riceve, insomma, so che è un lavoro interessante. Scusa Mauro, direttamente la campana? Sì, chiaramente una volta che ho fatto pratica, sì, certo. Sì. Ma si lavora sempre con campane grandi, in questo caso di tre punti? Facciamo adesso, facciamo così. Tutto bene Rita? Mm-hmm.